Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Fame Chimica. Vi ricordate quando abbiamo parlato di laghi che esplodono? Beh, ci sono altri soggetti un po' strani che possono subire lo stesso destino, anche se con modalità decisamente diverse. Oggi infatti ad esplodere sarà il ghiaccio. Beh, quasi. Però parliamo anche di gas, parliamo di fango, di eruzioni nello spazio, di cataclismi. E se pensate che tutte queste cose non abbiano senso messe insieme, aspettate e vedrete, tutto avrà un senso dopo la sigla. Momento, momento, momento. Ciao ragazzi, qui Ricky del futuro. Se avete visto il titolo del video, starete iniziando a dire ma questi ci stanno prendendo in giro, hanno messo il titolone clickbait, non hanno mica parlato di deforestazione. Non vi preoccupate, come vi ho detto, tutto avrà un senso alla fine. Non rimarrete delusi, arrivate alla fine del video. Adesso può partire la sigla. Siamo nel 2014 ed un grosso cratere viene individuato nel bel mezzo della tundra siberiana. Ovviamente non sono mancate le teorie complottiste su contatti alieni, test missilistici segreti, meteoriti e roba simile, ma ben presto la causa di questo cratere è stata identificata come una forte esplosione di gas naturale intrappolato nel permafrost, il suolo permanentemente congelato tipico delle zone polari. Ora, con esplosione non intendiamo una cosa tipo questa, con fuoco, fiamme e tutto l'ambaradan. In questo caso si tratta di criovulcanismo, in parole povere, eruzione di ghiaccio. La cosa bella è che non si pensava che questo fenomeno fosse possibile sul nostro pianeta. Il criovulcanismo, infatti, è molto comune su Encelado. Encelado? Encelado? Vabbè, una delle lune di Saturno. O anche comunque su corpi celesti ghiacciati del nostro sistema solare, come Titano, Tritone o Europa. La sonda Cassini ha orbitato intorno a Saturno dal 2004 al 2017, studiandone il sistema di anelli e satelliti, ma anche accumulando tantissime informazioni molto sfiziose sul criovulcanismo, ed in particolare quello di Encelado. Le eruzioni che si verificano su questa luna ghiacciata sono state analizzate per via spettroscopica. Se vi ricordate, abbiamo parlato di spettroscopia nel video che vi lasciamo qui sopra, risultando composte per il 90% d'acqua, ma contengono anche un 5% di anidride carbonica, 1% di ammoniaca e 1% di metano. Il meccanismo secondo cui avvengono queste eruzioni, o meglio uno dei meccanismi ipotizzati, è simile a quello con cui esplodono i laghi. Vista la maggiore quantità di anidride carbonica riscontrata nel materiale eruttivo dalla sonda Cassini, si pensa che questa molecola fosse disciolta nell'oceano di acqua liquida che si trova sotto la superficie congelata del satellite. Nel momento in cui si verifica una spaccatura nel ghiaccio, la pressione molto elevata che si trova nelle profondità viene rilasciata, causando così l'eruzione. Ma come vi abbiamo detto, è solo uno dei meccanismi ipotizzati. Vi lasciamo in descrizione qualcosa di più approfondito in merito alle eruzioni criovulcaniche nello spazio, e intanto noi torniamo sulla Terra. Quindi, ricapitoliamo. Siamo passati dal credere che il criovulcanismo non fosse possibile sulla Terra a renderci conto che in effetti non è nemmeno così raro, perlomeno in Siberia. Infatti dopo il primo cratere, scoperto appunto nel 2014, sono stati identificati altri 16 siti simili, l'ultimo dei quali nell'estate del 2020. Cerchiamo però di capire quali sono le cause di questi fenomeni straordinari. Nel 2018 il gruppo di ricerca di Bychkov e colleghi ha proposto un meccanismo basato sulla combinazione esplosiva di gas, ghiaccio, acqua e fango. Andiamo quindi a studiare il peculiare terreno di queste zone polari. Il permafrost è, come suggerisce il nome, suolo perennemente congelato tipico delle zone fredde della Terra, la Siberia appunto, ma anche il Canada, l'Alaska e la Groenlandia. Per definizione si può definire permafrost un terreno che rimane congelato per almeno 2 anni, e lo spessore di questo strato di terreno varia da alcuni centimetri fino a quasi 1500 metri di profondità. Mentre lo strato più profondo si trova in quello stato fin dall'ultima glaciazione, circa 10.000 anni fa, lo strato più superficiale è una porzione attiva che si scongela e ricongela di continuo in funzione delle condizioni climatiche. Questo ciclo superficiale fa sì che la morfologia del territorio vari col passare del tempo, provocando ad esempio la migrazione dei laghi. Ora, un lago è come un isolante termico per il terreno sottostante, che impedisce il ricongelamento dello strato attivo. Sotto i laghi della tundra si formano come delle sacche di terreno non congelato ricco di acqua chiamate talic. In queste sacche i microorganismi proliferano e decompongono la materia organica intrappolata nel permafrost da migliaia di anni. In condizioni di carenza di ossigeno questi batteri producono proprio metano che si accumula al di sotto del lago. Oltretutto a questa fonte di gas si aggiungono anche le infiltrazioni che provengono dal permafrost permanente, quello dello strato più profondo insomma, che salgono in superficie attraverso crepe nel suolo.
Come abbiamo detto, nella tundra il territorio cambia col susseguirsi delle stagioni e può capitare che un lago si prosciughi, magari per una frana o per uno smottamento dovuti allo scongelamento del permafrost o ad un qualche altro tipo di cedimento del suolo. Ed una volta che il lago non c'è più, il suolo sottostante si trova senza il suo strato protettivo. Quest'ultimo ricongela da tutte le direzioni intrappolando il talik in una gabbia di ghiaccio. E qui entra in azione una delle caratteristiche dell'acqua. Lo stato solido dell'acqua è meno denso dello stato liquido. Ciò vuol dire che quando l'acqua solidifica si espande. Siccome siamo abituati a vedere tanta acqua e a congelarla per tenere al fresco i nostri drink, questo fenomeno ci sembra normale. Anche i bambini sanno che quando la congeli l'acqua si espande. La cosa strana è che questo comportamento deriva da un'eccezione. Infatti, per la maggior parte dei composti, lo stato solido è anche quello più denso, quindi il congelamento fa diminuire il volume. Ma il permafrost è un terreno ricco di acqua, quindi andiamo a vedere cosa succede quando il talik inizia a congelare. Il ricongelamento dello strato attivo del permafrost, corrispondente a un lago prosciugato, porta all'espansione del suolo, quindi alla compressione del gas che si stava accumulando nel talik. A volte questa bolla di gas si spinge oltre la superficie, deformando il terreno e formando una collinetta caratteristica chiamata pingo. No, non pingu, pingo con la O. Meglio. E se lo strato superficiale di terreno non è più in grado di sostenere la pressione generata dal metano, boom! Si verificherà un'eruzione criovulcanica ed il gas sprigionato con violenza proietterà pezzi di suolo ghiacciato fino a centinaia di metri di distanza. Comunque, questi crateri criovulcanici sono molto difficili da studiare, perché a causa dello scongelamento del permafrost o delle precipitazioni tendono a riempirsi d'acqua molto in fretta, camuffandosi come i tanti laghi presenti nella tundra. I pingo, comunque, sono formazioni molto comuni nel territorio artico, pensate che se ne contano più di 11.000. Ma allora vi chiederete, se ce ne sono così tanti, perché le eruzioni criovulcaniche non sono un fenomeno più frequente? La risposta è molto semplice, non sono molti i siti che posseggono la giusta quantità di metano che permea dalle profondità, andando quindi ad alimentare la bomba d'orologeria. La Siberia possiede una grande abbondanza di metano, che può assumere diverse forme. Una delle più interessanti è quella dei clatrati idrati di metano. Possiamo descrivere queste strutture come delle gabbie d'acqua cristallizzata, all'interno della quale resta intrappolata una grande quantità di metano. Attenzione però, non si formano con delle reazioni chimiche. L'acqua si dispone attorno alle molecole di gas e subisce una transizione di fase, in effetti non troppo diversa dal congelamento a cui siamo abituati, ma con qualche sostanziale differenza. Il ghiaccio comune è composto da cristalli di forma esagonale ed è chiamato ghiaccio 1H, ma ne esistono altri tipi che dipendono da temperatura e pressione e che hanno una diversa struttura cristallina. Le molecole d'acqua che vanno a intrappolare il metano nei clatrati hanno principalmente una struttura cubica di tipo 1 e 2. Se vi state chiedendo quante forme di ghiaccio ci siano, la risposta è tante. Pensate che nel 2009 è stato scoperto il ghiaccio 15, per dire. Ma tornando ai clatrati, possiamo definirli come delle strutture estremamente complesse con parecchie varianti, e tranquilli, non andremo più nel dettaglio di così, però per i più stoici lasciamo qualche approfondimento in descrizione. Queste gabbie d'acqua si formano in condizioni di pressione abbastanza elevata ed è molto comune trovare sul fondale oceanico nei pressi delle coste e anche nel permafrost. Potrebbero rivelarsi un'interessantissima fonte di metano, ma la fattibilità del loro sfruttamento per l'estrazione del gas naturale è ancora oggetto di studio. Ma vi starete chiedendo, cosa c'entrano i clatrati di metano con l'esplosione dei pingo? Presto detto, i depositi di clatrati che ci interessano sono quelli che si trovano nel permafrost continentale. Quando, per un motivo o per l'altro, le condizioni di pressione e temperatura a cui queste strutture sono stabili vengono sbilanciate, le gabbie di acqua collasseranno rilasciando il metano che permeerà in superficie e, se si trova sotto un pingo, andrà ad alimentare un talik, aumentando quindi le probabilità di esplosione. Vista l'abbondanza di gas naturale presente nell'ovest della Siberia, la penisola dello Yamal è uno dei luoghi con la maggior probabilità di ospitare tali fenomeni. Oggi abbiamo anche una nuova consapevolezza sulla potenziale pericolosità di questi siti e i ricercatori stanno cercando di capirne le cause anche per poter prevedere esplosioni future. Ma queste esplosioni non sono l'unico pericolo per le popolazioni e per le infrastrutture che sorgono sul permafrost. Anzi, potrebbero essere uno dei campanelli d'allarme per un qualcosa di molto peggiore, che ha il potenziale di influire sul futuro dell'intero pianeta. Negli ultimi decenni, lo scongelamento del permafrost sta procedendo con una rapidità sconcertante. Questo processo è una conseguenza del cambiamento climatico di origine antropica, ma non è la parte peggiore del problema. È stimato che i quasi 19 milioni di chilometri quadrati di territori del nord contengano circa 1.700 miliardi di tonnellate di carbonio organico, derivante dagli organismi vissuti e morti in queste zone nel corso delle ere. L'88% di questo carbonio è intrappolato nel permafrost, che ne impedisce la decomposizione. Ma i numeri, per quanto grandi ed impressionanti, sono sempre un po' difficili da interpretare, quindi cerchiamo di farla semplice, concretizziamo. Il carbonio presente nel suolo dei terreni polari è circa 4 volte quello che è stato emesso dalle attività umane in tempi moderni.
oppure è circa il doppio di quello presente in atmosfera in questo momento, o ancora è circa la metà del carbonio complessivo presente nel suolo dell'intero pianeta. Tutto bello concentrato nel permafrost. Naturalmente, con lo scongelamento del permafrost, i microorganismi cominceranno a nutrirsi del carbonio organico nuovamente disponibile, decomponendolo in anidride carbonica e metano, entrambi gas serra. E per quanto la fantomatica CO2 sia sempre in primo piano quando si parla di effetto serra, il metano è molto più pericoloso in quanto ha un potenziale serra circa 25 volte più grande di quello dell'anidride carbonica. Ma scendiamo un po' più nel dettaglio per capire a fondo il problema del metano. È stimato che lo scongelamento del permafrost rappresenti una fonte di gas serra pari a quella della deforestazione, ma con una piccola cruciale differenza, appunto il metano. Nonostante questa molecola rappresenti solo il 3,5% del gas serra prodotto dallo scongelamento del permafrost, il suo potenziale serra è così elevato che il riscaldamento derivante dal carbonio nel suolo è 2,5 volte maggiore del riscaldamento causato dalla deforestazione. Il punto ora non è capire se questo sviluppo di gas serra avverrà, perché avverrà. Il punto è capire quanto velocemente. E qui sforiamo nel campo delle ipotesi. Nel 2009 un gruppo di 41 scienziati esperti nel permafrost ha iniziato a confrontare i dati in nostro possesso per fare delle proiezioni, ma sappiamo tutti che le proiezioni si fanno sulla base di modelli che non sono perfetti e la complessità di questo sistema è così elevata che avremo purtroppo un intervallo di incertezza molto ampio. Ma facciamo due conti. Nella migliore delle ipotesi, si pensa che lo scongelamento del permafrost produrrà, da qui al 2040, un'immissione di gas serra in atmosfera pari al 10% delle emissioni umane annue. Mentre nella peggiore delle ipotesi sfioreremo valori del 35%. Ora, parliamoci chiaro. Guardando questi numeri, ci accorgiamo che il problema di fondo siamo noi. Le emissioni di gas serra provocate dall'uomo sono dalle 3 alle 10 volte superiori a quelle che lo scongelamento del permafrost porterebbe nel giro di 20 anni. Poi ci sono altre proiezioni che vanno fino al 2100, fino al 2300, ma sono molto preoccupanti e per oggi ve le risparmiamo. Sono comunque scenari soggetti a tantissime variabili, anche se come vi ho detto noi giochiamo un ruolo molto importante. Tantissimo dipenderà da quanto riusciremo a limitare le nostre emissioni, tantissimo dipenderà da quanto riusciremo a rallentare il riscaldamento globale e di conseguenza lo scongelamento del permafrost. Quindi dai, cerchiamo di fare tutti un po' più bravi. Ma per oggi è tutto. Io vi ringrazio di essere arrivati fin qui e vi ricordo che in descrizione abbiamo lasciato tutte le fonti che abbiamo utilizzato per la stesura del video. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio, sempre qui su Fame Chimica. Ciao!